Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Puntata numero 80. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice. Oggi parlerò del PAC e del PIC, ma che so? PAC e PIC. Beh, giustamente, prima di tutto ti dico cosa vuol dire PAC e cosa vuol dire PIC. PAC vuol dire piano di accumulo di capitale, consiste nel risparmiare e investire ogni mese con regolarità una cifra anche piccola del proprio reddito. PIC invece vuol dire piano di investimento di capitale e consiste nell'investire tutto il proprio capitale che si ha già a disposizione. Quindi il primo caso è a rate, il secondo è tutto insieme. A questo punto di solito la persona che ho davanti si domanda e mi domanda: ma qual è il modo migliore per investire allora, il PAC o il PIC? Beh, come sempre non esiste il migliore o il peggiore, ma quello che più si adatta alle caratteristiche, alle esigenze, alle possibilità e agli obiettivi della persona che vuole investire. Beh, una premessa però prima di parlare del PAC e del PIC. Io penso e credo, e comunque negli anni ho avuto conferma, che il PAC sia la maniera migliore per investire in azioni, nella parte azionaria. Mentre per l'investitore che vuole solamente comprare obbligazioni come BOT, BTP, CCT o simili, e quindi usi i fondi comuni di investimento, e quindi si accontenta di rendimenti molto bassi o al tempo odierno nulli o sotto zero, sia meglio scegliere la modalità di investimento in PIC. Ma visto che ho parlato di azioni e di obbligazioni, devo anche dire che gli strumenti migliori da usare con il PAC e il PIC sono i fondi comuni di investimento o gli ETF. Questo perché i fondi o gli ETF ti permettono di poter diversificare in modo semplice ed economico tra i vari mercati, tra le valute, i settori di investimento e tutti gli altri criteri che si usano quando si investe in maniera professionale. Se invece tu volessi investire direttamente in azioni singole o in obbligazioni singole, allora il PAC e il PIC chiaramente non sono lo strumento che fa per te, perché andiamo tutto su un'altra parte. Ma partiamo dall'esaminare i vantaggi e gli svantaggi del PAC, quello a rate. Beh, i vantaggi sono che 1. Il PAC è democratico, nel senso che si può adattare sia al piccolissimo risparmiatore che vuole o che può risparmiare solo 100 euro al mese, sia a chi ha entrate più consistenti e vuole e può versare anche 1.000, 3.000, 5.000 euro al mese, non c'è un limite preciso. Il secondo vantaggio è che il PAC elimina la componente emozionale dell'investitore. Questo non è da sottovalutare, perché di solito tutti siamo molto emozionati e non razionali quando ci approcciamo a un investimento, nel senso che essendo questo versamento programmato ogni mese non risente del momento di mercato che si sta vivendo in quel momento, quindi non c'è quella domanda è il momento giusto o non è il momento giusto, si fa sempre. Infatti di solito quando il mercato scende l'investitore vuole vendere e quando il mercato sale vuole comprare, che è poi l'opposto di quello che bisognerebbe fare. Mentre invece con il PAC si compra sempre, e con questa costanza di acquisto sempre mensilmente, ogni 15 giorni, insomma con la costanza che ci si è dati, con il PAC paga sempre. Altro grande vantaggio è che il PAC, come ho detto, elimina il market timing del rischio. C'è quella tipica domanda che si fa l'investitore: se questo sia il momento giusto per comprare o se sia meglio aspettare. Dato per certo che nessuno al mondo sa quale sia il momento giusto per comprare e quello giusto per vendere, e chi vi dice il contrario vi sta prendendo in giro, il PAC mette totalmente in tranquillità chi sta per iniziare ad investire. Altro vantaggio, e siamo a 4, che il PAC è uno dei pochi strumenti finanziari che ti costringe a risparmiare e quindi a crearti nel tempo un capitale, mettendoli piano piano i 200 euro, i 500 euro, i 1.000 euro ogni mese.
Infatti, essendo programmato l'addebito mensile sul conto corrente, tu non li troverai più sul conto e quindi non li spenderai. E non è da poco questo psicologicamente. Se non li trovi, non li puoi spendere. Altro vantaggio, siamo a 5, il pack è flessibile e lo è sotto molti aspetti. Puoi aumentare o diminuire l'importo del versamento mensile, puoi bloccare il versamento mensile, puoi riprenderlo, puoi prenderti una parte dei soldi accumulati senza nessuna penale e ce ne puoi mettere anche di più invece della rata mensile che versi quel mese perché magari è un mese in cui quel mese la borsa è scesa molto. E allora sicuramente io o il tuo consulente, se ti segue, ti dirà: non me ne dare solo 100, ma dammene di più perché i mercati sono scesi e compriamo molto bene. Gli svantaggi del pack? Beh, il pack potrebbe nel breve termine, 1, 2, 3 anni, guadagnare di meno del pick. Perché? Perché se il mercato azionario in questo 1, 2 o 3 anni sale costantemente, e può succedere, il fatto di investire poco per volta non ti permette di cogliere tutto il rialzo delle borse, ma farai una media di questo rialzo. Altro svantaggio è che il pack, se visto nel breve termine, potrebbe avere dei costi di mantenimento un pochino più alti del PIC, ma questa cosa è diciamo, come si può dire, è diciamo. Questo svantaggio è, cioè un vantaggio che nel tempo è molto più tranquillo investire con il pack. Adesso invece esaminiamo i vantaggi e gli svantaggi del pick, cioè quello di mettere tutti i soldi insieme subito. Beh, partiamo dai vantaggi. Il primo vantaggio è che il pick ti permette di cogliere in pieno i rialzi della borsa. Come ho detto poco fa, se la borsa va solo in alto, guadagni molto di più con il pick piuttosto che con il pack. Il PIC permette a colui che ha un capitale già formato di investire tutto e subito, senza dover pensare di lasciarlo sul conto corrente e avere la preoccupazione, per esempio, di questi tempi che arrivi una tassa patrimoniale. Il PIC, altro vantaggio, è ottimo per chi vuole investire nel mercato obbligazionario e con un capitale già a disposizione, può agevolmente diversificare tra le molte possibilità dei mercati mondiali usando i fondi comuni di investimento, non comprando le singole obbligazioni, chiaramente. Altro vantaggio è che il PIC, e siamo a 4, ti permette di cogliere in pieno i vantaggi della capitalizzazione composta, cioè di guadagnare ogni anno anche sugli interessi dell'anno prima, e questo nel lungo periodo è un grosso vantaggio. Altro vantaggio, e siamo all'ultimo, è che il PIC nel breve termine ha dei costi minori rispetto al PAC. Ma veniamo agli svantaggi del PIC, cioè del versamento rateale dei tuoi investimenti. Beh, il PIC, quindi versare i soldi tutti e subito, ti espone totalmente alla possibilità che poco dopo aver investito tutto il tuo capitale, il mercato azionario crolli e i tuoi soldi subiscono in pieno tutta la perdita, senza possibilità di mediare, perché hai messo tutti i tuoi soldi investiti, come invece è possibile fare con il PAC. Ti faccio un esempio pratico. A gennaio del 2020 avessi investito 100.000 euro, a marzo sarebbero diventati 50. E se non avessi avuto altri soldi non potevi andare a mediare. Invece con un PAC, magari ne avevi investiti 2.000, 5.000, potevi andare a comprare di più perché le borse erano scese molto. Altro svantaggio è che il PIC è poco adatto ai risparmiatori che hanno ansia e paura di perdere, che si fanno sempre la domanda se sia il momento giusto per investire o no, cioè il famoso market timing, che ripeto comunque è ininfluente nel lungo termine. Comunque, le due tipologie di investimento non sono in conflitto tra loro, anzi, molte volte le uso tutte e due. Perché con lo stesso cliente, perché una ha dei vantaggi e degli svantaggi, come ho detto, e quindi si può andare anche a mixare le due. Infatti, può succedere che un investitore abbia un capitale già formato, ma che abbia così tanta paura di perdere con l'azionario nel breve termine, che la strategia migliore sia quella di suddividere il suo capitale in tante rate e ridurre così al minimo il rischio di improvvisi crolli di borsa, quindi metterlo piano piano. Oppure di investire una parte dei suoi soldi con un PIC, cioè tutti insieme, magari 100.000 euro, 50 tutti insieme e 50 invece con un PAC messi radialmente. Altra
cosa che è possibile fare, oppure dopo aver portato avanti un pack per molti anni, 5, 10, 15 o 20 anni, e quindi grazie a lungo termine il cliente abbia guadagnato bene, arrivi il momento di disinvestire tutto e mettere tutto il grosso capitale che si è formato in un picco obbligazionario per andare a difendere il grosso guadagno che si è fatto negli anni. Per concludere, la cosa migliore da fare, come dico sempre, è quella di essere flessibili e di applicare la migliore forma di investimento alle esigenze del cliente. Quindi non esiste, come dico sempre, quello si può fare questo o quest'altro, ma si può mixare. Se ti è piaciuto questo podcast, vai su www.alfonsoselva.it, ti puoi anche scaricare il mio libro dove parlo di come investire senza correre rischi. Puoi andare su Apple Podcast e mettere le 5 stelle e lasciare una bella recensione per far arrivare questo podcast a più persone possibili. Grazie e ci vediamo alla prossima. Anzi, ci sentiamo alla prossima. Ciao!